Nuovo appuntamento SOS Arezzo TV, bentornati, ciao Beppe. Ciao. Oh, lo sai che viene il freschino oggi? Freschino oggi. Perché sai, sembra che arrivi il caldo, invece ti arriva la il freddo, poi arriva il caldo un'altra volta. Caldo, freddo. Dice che si sta bene alle Canarie, a Lanzarote, quelle zone. L'isola là dell'eterna primavera, le Canarie. Migliaia di euro fai una bella vita. Pensiamoci. Sei pronto a fare SOS Tenerife? Perché no? Dai, via etere oggi un attimo, tanto sentirci, sì, non c'è problemi. Infatti. Poi vai con l'aereo che ci vuole da Lanzarote, Tenerife o Canari, vieni qui un attimo, quindi. Purtroppo dobbiamo volare un po' più bassi. Il mondo sarebbe perché bello. Perché da Tenerife sbarchiamo nel parco di Via Arno. Sì. Che non è proprio la stessa cosa. Sì, è anche un'altra cosa, volevo dire. Siamo cittadini del mondo, ma se rimette le barriere alle frontiere, quindi. Tanto cittadini del mondo non siamo. Purtroppo, se quando uno Stato per difendersi deve mettere alle frontiere gli sbarramenti per non far passare la gente, vuol dire che tanto liberi non siamo e tanto civili però non sai, siamo. A volte nella storia non dico che c'è una giustizia, però. Con quante cose tra virgolette cattive nel corso della storia degli ultimi decenni gli occidentali hanno fatto a loro altre invasioni, sì. Quindi sai, è dovuto, insomma, tutto torna indietro alla fine, ma questo è logico e ci sta, è nell'ordine delle cose. Se facciamo analisi degli ultimi, dal dopoguerra in poi, ma anche prima della guerra, dalla prima guerra mondiale in poi, tutto quello successo in Medio Oriente oggi si riverbera con le nostre spalle, questo non c'entra a fare. Che dopo sono stati fatti degli errori grossolani, errori macroscopici, e oggi questi errori si pagano. E quindi abbiamo l'ISIS, abbiamo e tutto quello che ci può essere, e tutta la destabilizzazione che nel mondo arabo medio orientale. Bene, e dalla situazione. Ringrazio gli inglesi, però. Ringraziamo molto, gli inglesi. Dalla situazione internazionale alla situazione di locale, questo locale, Aretina, del parco, del parco di Viarno. Di Viarno. Bello. Devo dire che me l'aspettavo peggio, perché alcune segnalazioni bello. Ci parlavano di siringhe, sporcizia, qualcosa c'è, ci sono delle bottiglie là di birra proprio nei pressi, guarda, c'è quella bottiglia di birra proprio accanto ai giochi dei bambini, un po' di qualche carta che hai trovato anche tu. Però per il resto devo dire che mi aspettavo, c'è là un po' di imbrattamenti nella colonnina SOS, nel non so cosa si sono bagni, quindi non so cosa sono, e quindi un po' di aria di degrado ce l'ha, però me l'aspettavo molto peggio. Poi magari siamo stati fortunati che oggi non abbiamo trovato niente. No, comunque è un bel parco, piante di iniziano ad essere non so quanti anni, ma questi sono da tanti anni che ci sono, quindi d'estate qui si deve stare veramente bene. I giochi sono per bambini, sono abbastanza ben curati, ben tenuti, il verde vedo che è tagliato, insomma qui è abbastanza bello. Io logicamente qualche piccola manutenzione andrebbe fatta, però sta nell'ordine delle cose. Questi viali che sono un po' sbucchettati. Ma sta nell'ordine delle cose, qui sicuramente è passato qualche cavo, per cui. Magari i bimbi in bicicletta qui rischiano di cadere. Ci sta, però i genitori sono accanto, no? Poi ci sono i giochi lì, i genitori guarderanno quando vanno. Anche lì vedi, sono andati a imbrattare pure i giochi dei bambini. Oh, allora che facciamo? A graffittare, che gli facciamo? Vedi. E lo so, purtroppo oggi nell'ordine delle cose voler imbrattare, se non è imbrattato non è bello. Però che sono messaggi quelli, sono messaggi d'amore graffittari. Ma sicuramente. Mi sembra scemari. Scemari, sì. Ah, vabbè. Perché è una citazione di una canzone, forse, non lo so. Non saprei. Vabbè. Cose abbastanza indecifrabili. Comunque è chiaro che qualche siringa qui è stata trovata, perché comunque siamo vicini al triangolo delle siringhe, che abbiamo già documentato varie volte via Provenza, insomma ne abbiamo già parlato varie volte, siamo qui a un passo, quindi è chiaro che soprattutto di notte, che qui dice che è abbastanza buio, ci sono dei buchi alle reti, entrano quindi anche oltre gli orari, quindi è probabile che sia un luogo effettivamente di questo tipo qui anche. Allora diciamo all'amministrazione comunale di dare un'occhiata alle reti in modo tale da evitare che la gente entri fuori orario, quindi di chiuderlo e di mettere in sicurezza questo parco la notte quando non c'è nessuno. L'unica cosa, l'ingresso, Beppe, che evidentemente Arezzo con i bagni non c'è feeling. Non c'è feeling. In centro non ci sono. Quando ci sono, qui siamo una parte insomma più lontana dal centro, sempre il parco di Viarno,
E non fa, perché qui il display è tutto spento, sì. Non si sa neanche quanto costerebbe, perché non c'è manco la non tariffa. C'è niente, non c'è, questi non l'hanno mai aperti addirittura, quindi so. Sono nuovissimi, non lo so, è una mia idea, che sennò un prezzo ci sarà, sarebbe stato scritto, non lo so. Comunque la porta è chiusa, sì. I bagni non fanno, che sarebbero importanti, sì. Invece insomma, questi io non so, tu non te lo ricordi quando eri vice sindaco? No, io non hai visto neanche l'esistenza, sinceramente. Sì, no. Anche per i disabili, guarda. So. Sì, non l'hai visto. Ma te mi devi spiegare il motivo, secondo te, perché non vengono aperti. Perché nessuno li mantiene. Perché è a pagamento, quindi. È a pagamento, ma li spaccano, poi nessuno li mantiene, allora si chiudono. Allora inutile spenderli per farli, non spendiamo, li facciamo per niente, giusto per sta finita, no? E infine concludiamo, Beppe, sempre qui a ridosso del parco. Se vuoi fare una pennichella, ci abbiamo un bel letto con doghe, anche credo ortopediche. Cos'è, un letto o un divano? Siamo un divano letto questo. No, con le doghe belle ortopediche. Sì, un divano letto. Un divano letto che un signore, invece di andare in via Sette Ponti alla discarica pubblica, ha pensato bene che era troppo lunga la strada e ha lasciato qui civilmente. Questo è un bel posto, quindi è veramente intelligente, guardi, dobbiamo farle i complimenti. Ha vinto il premio della settimana? Sì, lo diamo, dai. Come lo chiamiamo questo premio? All'imbecillità, dai, su, perché questa pensavo una cosina più carina, più infiocchettata. No, diamogli quel che merita.